Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un nuovo svuota la spesa. Aspettate che levo la connessione dei dati. Allora, sono stata all'Eurospin perché, come dicevo nel vlog, se non l'avete visto, poi magari ve lo lascio se mi ricordo, se no andate a vedere l'ultimo vlog. Sabato c'è la festa di Giada domani. E quindi sono andata all'Eurospin a prendere delle cose e ho preso anche delle cose per Gabriele qui senza glutine. Adesso vi faccio vedere quello che lascio in macchina e poi in casa vi faccio vedere quello che invece ho preso. Aspettate, sta arrivando Giorgia, gli do la roba. Allora partiamo magari prima da qua. Allora ho preso queste patatine al barbecue, poi i popcorn. Poi abbiamo preso questi stick salati fatti così, che sembrano delle patatine famose ma in questo momento non mi vengono. Poi che ho visto queste qua, che sono senza glutine, guardate. Queste qui sono di Mambo Kids, la provocante, gusto peperosa e lime per Gabriele. Poi abbiamo preso due di rustiche che sono senza glutine, le può anche mangiare anche Gabriele, le dividerò e le cose ovviamente. Poi questi ricciolini di mais che guardavo, però invece questi qui non sono senza glutine purtroppo. Poi ho preso i cornetti di mais, poi un pacchetto di queste qua classiche. Poi, queste qui al gusto paprika, la Nutella per fare i panini con la Nutella, poi lì c'è roba che avete già visto, qua ci sono i cornetti al formaggio, quest'altre al gusto cacio e pepe, sempre senza glutine per Gabri. Poi ho preso queste qui, le ha scelte Giada, le voleva, sono quelle tipo quelle dei cinesi. Qui ce n'è un altro al formaggio e poi un altro classiche. Poi ho preso queste qui sempre per Gabriele al rosmarino. Poi ho preso le sticky, che anche queste qua non sono senza glutine. E poi ho preso queste qua al gusto pomodoro e basilico. No, ma prendi le due patatine ogni tanto. Fate conto che non le prendiamo mai, in casa loro non sanno neanche che cosa sono. Cioè, raramente, insomma, anche queste bibite. Penso che sia la prima volta che salgono sulla mia macchina. Lì c'è il gatto, guardate. Due gatti. Ciao, amici. Ecco, sta facendo i suoi bisogni il gatto. Vabbè, da bere ho preso l'acqua frizzante, l'acqua naturale ce l'ho là dietro, poi abbiamo preso la gazzosa, poi ho preso un'acqua effervescente per chi la vuole, poi abbiamo preso un pompelmo, poi la limonata, il tè al limone e il tè alla pesca, poi questo succo qui ai frutti rossi. Poi qui c'è una cassa di cola, una cassa di aranciata. E poi lì sotto ho preso. Dunque, dobbiamo levare il tè, così vi faccio vedere bene. Ho preso il succo all'ananas, il ginger. Lì è l'altra bottiglia di gassosa. Là sotto c'è quella la rossa, una aranciata di arance rosse. E poi lì c'è il multivitamini col succo. Ho preso queste cose qui anche un po' diverse perché magari non ne ho prese tante, tipo di ginger ne ho preso uno solo perché per esempio a me non piace, però non penso che saranno in tantissimi. Vabbè, praticamente quindi per noi queste qua sono le bibite, per Gabriele ve ne avevo già fatte vedere, c'è Coca-Cola e Fanta e poi vabbè l'acqua la può bere. Domani dovremo sistemare se noi bambini non ci stanno sulla macchina. Domani mattina
sperando che non piova, perché oggi stava piovendo. Adesso lanciamo un po' le patatine. Dobbiamo chiuderla perché se viene qualcuno si ruba tutte le patatine. E poi domani siamo senza patatine. Ok, no? No, perché c'è poi la gente. E adesso vi faccio vedere per Gabriele che cosa ho preso. Allora, i panini che glieli faccio un po' con la Nutella e un po' con l'affettato che vi faccio vedere dopo. Poi ho preso i Crispy senza glutine al cioccolato, questi Choco Sticks, che poi lui non mangia mai tanto. Poi ho preso i canestrelli, perché ne ho una confezione in casa, li porto anche per noi. Poi li ho preso gli Oreo senza glutine. Gli Oreo tarocchi? Sì. Vabbè, sono senza glutine. Poi li ho preso le ciabattine, adesso devo decidere. Ma penso che farò le ciabattine con la Nutella. E questi panini Rolls, questi qui, li farò con l'affettato, li dividiamo in due. Sì. Poi abbiamo preso... Ma adesso ancora non ha deciso. Poi ho preso questa questi Crispy al limone. E poi qui ho preso anche per lui le bugie, visto che ci sono anche per noi. E basta, adesso andiamo in casa e vi faccio vedere il resto che ho preso. Allora, vi faccio vedere cos'altro ho preso. Allora, per Giorgia ho preso questi fogli qui con rinforzo trasparente. Ne ho prese tre confezioni perché le servivano. Le dovevo già prendere ieri, ma mi sono dimenticata. Oggi, visto che le ho visti, gliel'ho presi. Poi per Sabrina si è scelta questi quaderni a quadretti che le aveva finiti, dentro ce ne sono 5. Ops. Ma perché non riesce a fare? Ok, ecco, vedete, ce ne sono 5. E poi invece per Gabriele abbiamo scelto questi con i quadretti più piccoli, sempre 5 maxi quaderni, sono un po' più così da maschietto, diciamo. Poi gli ho preso le penne cancellabili che Sabrina ha già distrutto, naturalmente. Sono così, una confezione per Sabrina, una per Gabriele. Poi ho preso due penne, queste qui a 4 colori, adesso non so bene dov'è che è finita l'altra, per Manuel e Giorgia, una per uno. Poi ho preso i bianchetti, 2 per 1, poi l'affettato per domani da mettere nei panini. Ho preso il cotto di tacchino con olive, che è senza glutine, così lo metto anche nei panini di Gabriele, la mortadella, che è senza glutine. Ok, e poi questo prosciutto cotto scelto, che non sapevo, ma è senza glutine anche questo qua. E quindi ho preso questi affettati per fare i panini per domani. Ecco qua l'altra penna. Giorgia l'ha scelta giallo fosforescente, Manuel rossa. Qua ci sono gli altri affettati, eccoli qui. Poi ho preso il formaggio, questo qui dolce, da fare delle fettine sottili e metterle dentro ai panini, non a tutti. Ne farò 10 con mortadella e formaggio e 10 solo con mortadella. E poi ho preso questo per Gabriele e Maurizio da portare domani, così mentre noi mangeremo, diciamo, la torta, loro mangeranno questo tiramisù, che è senza glutine e anche senza lattosio. E poi ho voluto provare, che era in offerta, la pasta frolla fresca per fare la crostata. E basta, per quanto riguarda la roba dell'Eurospin è tutto. Poi vi faccio vedere cosa ho preso anche invece per Gabriele. Ah, ho preso altri panini così, il pan bauletto, questo qui integrale della Nutri Free, che si è un po' rotto,
un pacchetto di pasta, ho scelto i mezzi rigatoni della Rummo, abbiamo finito il buono, poi ho preso a Gabriele un biscotto di grano saraceno e farciture e frutti di bosco e poi gli ho preso questi cereali che sono nuovi, li ha presi nuovi, erano appena arrivati, sono anellini al miele della marca Piaceri Mediterranei e si chiamano Cereal Oro. Gabriele li proverà e poi vi dirà come sono. Allora, vi ho fatto vedere tutto quanto e mi raccomando, come sempre, lasciatemi nei commenti le vostre valutazioni, le vostre considerazioni e tutto quanto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!